Benvenuti a questo webinar, l'ultimo webinar di aprile, 30 aprile 2019. Oggi grande giorno perché ci sono arrivate importanti conferme dagli Emirati Arabi, conferme riguardanti la sottoscrizione di accordi per il primo progetto locale al mondo, 15 chilometri di linee che collegheranno Dubai a Sharjah. È una cosa straordinaria. Bene, benvenuti a tutti i nuovi, quelli che si collegano per la prima volta, che vedono questa presentazione di Skyway. Skyway è un progetto che è partito dalla testa di un uomo, dall'idea di un uomo che ha dedicato una vita, 70 anni appena compiuti, e ancora un grande ideatore di progetti innovativi che salveranno il nostro mondo. Non è uno slogan, ma è una realtà. Bene, cominciamo questa sera. Vi ho già annunciato nel gruppo che vi parlerò di sicurezza. Sì, perché oggigiorno diventa importante anche in Skyway la sicurezza. Voi, chi è già partecipante del progetto Skyway, è consapevole del fatto che partecipando a questo progetto ha delle quote societarie. Queste quote oggi per alcuni di voi, non so quanti, ma hanno ricevuto un'informativa che possono convertire le loro quote con i token. Ne parleremo più approfonditamente a breve. Tuttavia, perché si deve cominciare a parlare di sicurezza e educare le persone a aumentare la sicurezza? Perché avete un valore che non è percepito ancora, non è ancora, ma da molte persone è ancora un pochino, diciamo, sottovalutato, ma è bene invece prepararsi e armarsi per mantenere in sicurezza il nostro patrimonio. Bene, Anatoly Yunitskiy, questa è una fotografia molto bella perché presenta due certificati perché la base di Skyway è l'idea ovviamente di Uninsky. È lo sviluppo tecnologico, ma è fondamentale la certificazione. Quindi questa fotografia questa sera rappresenta chiaramente un simbolo di Anatoly Yunitskiy. Qui invece in questa slide praticamente viene riassunto tutta la vita di Yunitskiy. Ha dedicato dal 1973, quando è uscito dagli studi, ad oggi la vita per lo sviluppo di progetti legati a Skyway e anche a Space World, cioè il progetto per lo spazio. Ecco, qui ci sono alcune, diciamo, fotografie. Per chi volesse approfondire può andare sul sito personale di Uninsky e lì potrà vedere tutto quello che Uninsky ha diciamo ideato e portato avanti. Ho messo questa slide, l'ho messa anche altre volte, ma l'ho messa in prima linea perché? Perché Uninsky 2 anni fa è stato ricevuto dal Dalai Lama, e dove ha presentato appunto il progetto Skyway. Dalai Lama ha dato il consenso, parere favorevole per questa tecnologia perché è a basso impatto ambientale. Quindi Dalai Lama ha dato il benestare per questo progetto. Queste sono testate giornalistiche dove si parla sempre di più di Skyway e proprio per questo sul sito di Skyway Capital viene proposta un'informativa. Se voi in questi giorni andate nella vostra area personale, vi viene richiesto di usare materiale ufficiale da parte dell'azienda Perché? Perché chiaramente l'azienda comincia a avere una notevole visibilità a livello mondiale e quindi non dobbiamo lavorare in modo amatoriale, ma dobbiamo essere professionisti e divulgare solo notizie ufficiali. Proprio per questo ha messo a disposizione l'azienda del materiale, chiaramente non è in italiano, ma inglese e russo, e diciamo che anche in questa presentazione ho portato alcune informazioni. I giornali appunto internazionali del settore dei trasporti parlano di Skyway, due tra tutti il Room, testata giornalistica che parla dello spazio, progetti per il futuro nello spazio, e ovviamente anche Atlas, è una rivista, la rivista ufficiale della compagnia, compagnia aerea degli Emirati Arabi, quindi se voi volate su un aereo degli Emirates troverete una rivista che si chiama Atlas, e in un numero troverete anche il progetto di Skyway negli Emirati Arabi. Quindi grande visibilità per Skyway, comincia a essere ben visibile. E proprio alcuni giorni fa Uninsky ha presentato ufficialmente la sua monografia, che io ho richiesto online, è in versione inglese chiaramente, o russo in inglese, e questa monografia parla del trasporto di stringa sulla terra ma anche nello spazio, perché Anatoly Yunitskiy ha presentato un progetto per lo spazio. In questi ultimi anni si parla molto di portare le merci, i passeggeri nello spazio, ma ci sono idee contrastanti. Quella di Uninsky è l'unico metodo dove non si utilizzerebbe i razzi, non si utilizzerebbero quindi la propulsione a razzo, e quindi non si inquinerebbe come si inquina con il lancio missilistico. E quindi Anatoly Yunitskiy parla di Skyway, e in che modo? Dicendo che ha creato il trasporto ottimale in modo logico. Qui vedete Yunitskiy che firma alcuni libri, e accanto a lui c'è la sua moglie, che praticamente è una componente molto importante per quello che riguarda la Uninsky Corporation e la Skyway Technology. Vi ho messo in evidenza anche la possibilità di acquistare a $6,25 più le spese di spedizione. Io ho speso $15, è una promozione. Diciamo che Uninsky non vende il suo libro per fare soldi, chiaramente, perché è una cifra veramente il costo della stampa, però l'ho messo in evidenza per chi volesse, anche qualche tecnico, qualche architetto, ingegnere, ma anche tutti gli altri, insomma, chi è interessato a leggerlo, è molto bello. Bene, il progetto di Skyway io l'ho rappresentato in questo modo: il mondo unito da un internet, da una rete di supporto a stringa in questo caso, che collega le cose, quindi un trasporto di cose, merci, passeggeri, esseri viventi, tutto quello che vogliamo attraverso il supporto a stringa. Il supporto a stringa che può essere rigido, semirigido, flessibile, tutto un discorso di flessibilità in base all'ambiente circostante. 100% energie rinnovabili, chiaramente, ci saranno degli asset finanziari sostenuti appunto da questi sistemi di produzione di energia rinnovabile. Internet delle cose, appunto, perché l'infrastruttura a stringa potrà trasportare ovviamente i dati, quindi l'internet digitale, ma potrà trasportare acqua, luce, tutti i materiali che noi possiamo pensare di trasportare. Qui vedete uno schema di massima di tutte le varie possibilità di mezzi, quindi il trasporto Skyway è il più flessibile al mondo come dispositivi di trasporto e chiaramente partiamo dall'alta velocità, dall'Unibus High Speed che raggiungerà i 500 km/h, 6 passeggeri e può muoversi a distanze fino a 10.000 km. Poi c'è l'urbano fino a 168 passeggeri, 150 km/h, c'è l'ultraleggero, l'Unicar, l'Unicargo e il trasporto container fino a 80 km/h. Queste sono un pochino tutte le possibilità. Qui vedete in mostra l'Unibus ad alta velocità che è stato presentato all'Innotrans a Berlino nel 2018, a settembre 2018, dove ha avuto un grande eco soprattutto per i competitor dei trasporti tradizionali. E qui vi mostro una slide che vi fa vedere come questi mezzi sono stati pensati non da un punto di vista di design, ma a livello ingegneristico per ridurre al minimo, vicino al teorico, questo coefficiente che Cx è il coefficiente di aerodinamico e con questo Unibus raggiunge il valore di 0,06, è vicino al limite teorico. Pensate che per un'automobile questo valore è di 0,4. Questo è dovuto al fatto non solo per la linea aerodinamica, ma anche perché l'Unibus si muove sospeso in aria, quindi non ci sono le turbolenze generate dall'effetto suolo. E quindi chiaramente cosa significa questo? Significa che a 60 km/h l'Unibus consuma il 30% in meno rispetto a un'automobile, a 300 km/h consuma il 90% in meno. Quindi più è veloce e maggiore è il risparmio energetico, perché l'unica resistenza al movimento di questi mezzi non sono le ruote poggiate sulle rotaie, ma semplicemente il contrasto dell'aria. Qui invece potete notare, sempre preso dal sito di Uninsky, come il mezzo Skyway si trova, se noi lo consideriamo nell'asse dei tempi, delivery time e il tempo di consegna, e nell'asse dei costi, delivery cost e il costo di consegna, Skyway si trova in una posizione che è, da un punto di vista di consegna, è prossimo, vicino a quello dell'aereo, mentre da un punto di vista dei costi è più basso rispetto a quello della nave. Quindi Skyway si trova in una posizione in termini di consegna sia di merci che di passeggeri molto vicino all'origine dell'asse, quindi in posizione decisamente migliore rispetto a tutti gli altri mezzi di comunicazione. Questo in un contesto soprattutto di trasporto merci, ma non solo, ma anche quello passeggeri. Per i porti marittimi è stato fatto un'analisi importante e si sta analizzando appunto di fare delle piattaforme galleggianti lontane dai porti, perché migliorano la sostenibilità ambientale, quindi si riduce l'inquinamento, si aumenta la sicurezza dello scarico e carico merci e trasporto quindi carico e scarico passeggeri e questo va considerato perché il transito dei passeggeri arriva fino a 1 milione di persone all'anno e il volume del traffico merci fino a 250 milioni di tonnellate all'anno. Quindi Skyway può migliorare l'efficienza dei porti marittimi attraverso l'Unicont, che è il container che trasporterà 50 tonnellate. Skyway Technology sta sempre più crescendo, sempre più persone lavorano per Skyway perché c'è richiesta, c'è innovazione tecnologica, c'è bisogno di risorse che sappiano fare il mestiere in modo professionale. E qui c'è il nuovo impianto di produzione Skyway che andrà a, a soddisfare l'esigenza di produzione dei materiali per gli Emirati Arabi, appunto il materiale rotabile per la preparazione e la produzione in serie dei mezzi. Questo stabilimento sarà pronto per la produzione industriale verso luglio, quindi verso l'estate. I tempi sono rispettati. Qui vedete tutta una serie di certificati, i certificati che permettono ai mezzi di trasporto di Skyway ad avere una certificazione in tantissimi paesi al mondo, dal Giappone agli Stati Uniti, al Perù, all'India, alla Russia, Europa. Ovviamente è un iter importante, questo è un primo step chiaramente di certificazione, ci vorranno ancora delle certificazioni per metterle in esecuzione, ma chiaramente questo è diciamo un background fondamentale che i competitor oggi non possono avere, anche perché non hanno la tecnologia. Qui vedete altre tipologie di certificati. Skyway Technology è certificato con tutti i possibili standard ISO 9001, 14001 e anche il 45001 che riguarda il sistema di gestione della sicurezza e della salute occupazionale nell'industria. Quindi diciamo che Skyway è in regola con tutte le tipologie di certificazione riguardo l'organizzazione del lavoro. Ecco, qui vedete lo stabilimento numero 1, dove ci sono chiaramente gli uffici, i reparti di marketing, i reparti di amministrazione e di progettazione e di sviluppo. Questo invece è il secondo stabilimento dove si realizzano, si producono i mezzi di trasporto, le infrastrutture e i reparti di, diciamo di sperimentazione e di sviluppo, nel contesto legato al fatto che si usano software di ultima generazione quali quello in 3D di Dassault System, la società francese che ha proprio preso in esame il progetto Skyway come un progetto all'avanguardia che sfrutta e utilizza la realtà virtuale. Quindi i processi di sviluppo sono legati a diciamo l'ottimizzazione dei tempi e dei costi attraverso interventi virtuali e quindi modifiche in tempo reale. Ecco, visti gli stabilimenti, questi sono i risultati. L'Eco Tecnopark in Bielorussia, dove sono presenti tutte le tipologie di linee rigida, semirigida, flessibile, ultra leggera, e c'è una quinta linea in fase di costruzione che è la linea che serve per fare i test preliminari per l'Unibus Tropical che sarà usato negli Emirati Arabi. E qui vedete un pochino diciamo i test. Ecco, qui ci sono i test dell'Unibus Tropical. I primi test sono legati al fatto della marcia, della frenatura, sospensione, modalità di frenata prima della certificazione, e quindi ci sono i primi test preliminari. E qui la costruzione della sezione di prova della strada di stringa per gli Emirati Arabi, che viene definita la linea 5 perché è appunto la quinta linea che viene costruita in Bielorussia. Questa linea servirà sia per il trasporto appoggiato, per gli Unicont, sia quelli diciamo sospesi al di sotto della linea. Questo invece è il quarto, diciamo, è la quarta slide importante che fa vedere il Skyway Technology Center negli Emirati Arabi a Sharjah, come verrà costruito, è in fase di costruzione. Abbiamo visto in questi giorni le prime foto dei primi piloni, diciamo delle prime infrastrutture, e ovviamente il progetto di Dubai SkyPod sta andando avanti. Come ho detto all'inizio di questa presentazione, oggi c'è stata un'importante notizia dove è stato ufficializzato il primo progetto locale di 15 km che collegherà Dubai a Sharjah, e ci saranno 18 stazioni e quindi si utilizzeranno gli SkyPod Unibike e Unicar. Qui vedete in primo piano Uninsky e l'Unibike Pod. Alla mostra delle città del futuro al World Trade Center si è parlato di tecnologia, di Skyway e sviluppi tecnologici intelligenti che gestiranno il traffico in modo automatizzato. Questa è la Sharjah dell'innovazione, quindi ci sarà un'oasi di 200 ettari di territorio, tra cui 25 solo dedicati a Skyway, e un'osi tecnologica e, come ben sapete, l'UNESCO scorsa settimana ha definito Sharjah, cioè ha stabilito Sharjah la città della cultura e della tecnologia del 2019, quindi grande soddisfazione. Qui vedete Uninsky circa 6 mesi fa che tagliava il nastro dei primi lavori della società Fast Building Contracting, che è stata la prima società appaltatrice dei progetti di Skyway negli Emirati Arabi. Qui vedete una foto di Skyway, dei cartelloni di Skyway sul cantiere. Qui, anche qui, i rappresentanti dell'azienda, dell'ingegnere Uninsky, del direttore governativo di Sharjah e così via. Bene, per gli Emirati Arabi i trasporti sono la chiave per la crescita economica, sì, perché ovviamente l'automazione, la compatibilità ambientale e l'alta tecnologia di un nuovo tipo di trasporto offriranno a Dubai quello che è l'opportunità di sistema sostenibile di trasporto passeggeri e merci. Quindi diciamo che le città moderne non potranno coesistere con il trasporto tradizionale, obsoleto, basato sui motori a combustione interna. E pensate che il primo paese al mondo produttore di petrolio è il primo paese al mondo che ha questa svolta epocale. Quindi meditate, gente, meditate su questo. E ovviamente sarà fondamentale e importantissimo anche la digitalizzazione dei dati, non più il controllo manuale dell'operatore che usa i mezzi e li comanda, ma lo scambio di informazioni di gestione, controllo automatico e dei documenti, dei transiti di accesso dei passeggeri, tutto in digitale. Quindi la versione tropicale è in fase di test, questa versione tropicale è stata ridisegnata con un restyling, quindi una ridefinizione di aspetti di design, ma non solo design, ma anche tecnici, molto all'avanguardia. Ci saranno 2 sistemi di microclima per i passeggeri, quindi ci saranno 2 sistemi di raffreddamento. Altre innovazioni che sono però un po' top secret e naturalmente i test per sostenere temperature fino a 60 gradi, ambienti salini, con tempeste di sabbia sono stati messi sotto test e quindi gli esiti sono buoni e positivi. Quindi Skyway parte da un ecotecnopark di 36 ettari e oggi Skyway si sta sviluppando. Abbiamo un altro parco negli Emirati Arabi e punti di interesse di sviluppo dove ci sono già i progetti locali pronti per essere sviluppati in altre parti del mondo, Stati Uniti, America meridionale, Australia, Europa, Africa e così via. Insomma, questi sono i punti salienti dove Skyway si sta interagendo con i governi. A tal punto che è stato siglato qualche settimana fa un accordo per lo sviluppo di linee in Perù, un progetto molto importante che è lo stesso candidato alle elezioni peruviane a promotore di questa iniziativa, di questo progetto, e quindi Skyway sta gettando le basi anche in un'altra locazione di mondo che ha degli altri aspetti diciamo ambientali e quindi da rispettare. Unico investimento, unica opportunità, qui è scritto in russo e in inglese, ve lo traduco io, l'unico investimento è l'unica opportunità di investimento. 2014 è partito il crowd investing equity, fase 0, 1, 2 e così via, siamo alla fase 13, siamo nella fase 13, mancano due fasi, 14 e 15, e il completamento di questo progetto legato alla certificazione dei mezzi sta per concludersi, e sta per concludersi anche la grande opportunità di partecipazione e avere delle quote di Skyway. E questo è importante dirlo, vi ripeto, vi esorto di parlare sempre alle persone, non solo sempre quelle, perché chi lo conosce ha già deciso, ha già preso una decisione, se non ha preso una decisione l'ha presa lo stesso. Parlate con persone che non conoscono ancora Skyway, perché gli date una grande opportunità, un'opportunità di partecipare, di poter usufruire di questo grande progetto. Qui è uno schema dove la scorsa settimana io ho spiegato un pochino la distribuzione delle quote di Skyway, parliamo di 400 miliardi di quote distribuite su diverse società che erogano ai cittadini, agli investitori, quindi abbiamo una raccolta fondi pubblica, e abbiamo la Uninsky che è detentrice di un 35% di quote, ma questa sera non mi soffermo perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana e ne parleremo successivamente in altre situazioni. Per questo vi invito sempre di essere presenti al webinar, perché comunque sia ci sono sempre novità e il tempo è quello limitato. Ecco, qui vi riassumo brevemente come sono distribuite tutte le quote. Ci sono una parte di quote che sono distribuite agli investitori, sono quote di tipo A, ci sono delle quote di tipo B, ci sono delle quote, un 2% a riserva, però quote di tipo A, quote di tipo B è un sistema per non permettere a terzi investitori di arrivare a gestire la società operativa, quindi è una tutela nei nostri confronti, nei confronti della società e nei confronti dell'ingegnere Anatoly Yunitskiy, che ha ideato questo grande progetto. Bene, quindi Skyway è un ecosistema. Perché è eco? Perché è un sistema tecnologico che rispetta l'ambiente. È diciamo un circuito chiuso legato al fatto che questo progetto mette insieme tante tecnologie per la costruzione, per lo sviluppo, per il trasporto, per la mobilità a lunga distanza, la mobilità a bassa, cioè nel breve, quindi nell'ultimo miglio, attraverso auto elettriche, ma soprattutto tutto questo sistema deve essere gestito da una tecnologia che tiene conto di tutto un sistema digitale senza precedenti. Questa tecnologia si chiama blockchain, è in grado di gestire tutto quello che gira intorno a Skyway. Bene, vi avevo annunciato che parlavo di sicurezza, ma prima vi volevo ricordare per le nuove persone che partecipano a questa presentazione che la raccolta fondi è stata fatta con il crowd investing equity, cioè sovvenzionare un progetto di società in startup, quindi come tale la società in startup c'è un rischio di impresa naturalmente, questo rischio nel 2014 era un rischio 1 a 5.000, oggi è 1 a 100, quindi il rischio si è ridotto notevolmente e si ridurrà sempre di più per tutta una serie di notizie, eventi e sviluppi che ci sono ogni giorno. E quindi sovvenzionando le società di startup si ha in cambio delle quote societarie. Non si hanno garanzie legate a un prodotto finanziario, perché questo non è un prodotto finanziario, ma si detengono delle quote societarie che ogni giorno aumentano del 3%. Aumentano, non sono spendibili, non sono in questo momento scambiabili, ma ci permetteranno di avere dei dividendi erogati dall'azienda in proporzione al numero delle quote possedute e agli utili distribuiti da Skyway. Quando è che ci saranno questi utili? Quando cominceranno a fatturare per i progetti locali. Il progetto locale degli Emirati Arabi sta per cominciare, anzi è già iniziato, perché anche la linea di certificazione sarà utilizzata, quindi siamo già in una fase di prodotto di progetto locale. Tuttavia i dividendi arriveranno non appena ci sarà degli utili da parte dell'azienda e l'azienda ha tutto l'interesse di farle prima possibile questa cosa per dare credito alle persone. Già va detto una cosa, che l'azienda ha già dato la disponibilità e la possibilità a molte persone, anche tra di voi ci sarà qualcuno che ha avuto sul suo proprio account personale la notizia che si possono scambiare le quote Skyway con i token. Cosa sono i token? I token è uno strumento, diciamo uno strumento digitale che permette di monetizzare sui progetti locali, è uno strumento finanziario per la raccolta di fondi su progetti locali. Questo token avrà un valore iniziale in via ufficiosa di 0,50 centesimi di dollari. La conversione delle quote, c'è la possibilità di fare la conversione con minimi tagli di 100.000 quote. Con 100.000 quote vengono dati 2.000 token. 2.000 token al valore di 0,50 centesimi di dollaro sono 1.000 dollari. Quindi l'azienda ha dato la possibilità alle persone che vogliono recuperare i propri soldi, come diciamo aver dato un prestito all'azienda e l'azienda li ridistribuisce, li riconsegna, 1.000 dollari per 100.000 quote. Ora, io vi informo che c'è questa possibilità. Vi suggerisco di fare però una riflessione, 100.000 quote contro i 2.000 token del valore di 1.000 dollari. È vero che i token potranno salire molto più velocemente delle quote, perché le quote chiaramente dovranno andare in borsa, ma andranno in borsa in un lasso di tempo un po' più lento rispetto allo strumento dei token che vanno a finanziare i progetti locali. Tuttavia la conversione a mio avviso non è conveniente per chi ha poche quote, poche intendo almeno meno di 1 milione di quote, chi ne ha di più può anche fare questa conversione, ma io ci penserei perché 100.000, se io faccio un confronto di numero, quindi un confronto puramente numerico, 100.000 contro 2.000 c'è il suo perché. Però è importante che sappiate che l'azienda dà questa possibilità. Quindi il segnale è: io azienda mi avete prestato i soldi, io ve li restituisco con gli interessi chiaramente, perché rispetto a quello che uno le ha acquistate, 100.000 quote le acquistate a molto meno di 1.000 dollari. Parlo di nel 2014, 2015, ma anche nel 2016, mentre invece Il secondo aspetto è questo: l'azienda cerca di recuperare delle quote che all'inizio ha, diciamo, tra virgolette regalato, perché non aveva altri strumenti per raccogliere fondi, e quindi ne ha date tante all'inizio con degli sconti molto importanti, e oggi cerca di recuperarne perché sa che queste quote avranno un grosso valore. Comunque, questo è un pochino il discorso. E quindi, tornando al fatto che ci sono delle persone il cui account personale può essere deciso può esserci la decisione di dire: io converto le quote in token. Questi token saranno a tutti gli effetti delle monete, quindi potranno essere convertite in moneta digitale o moneta fiat. Cos'è la moneta fiat? Per intenderci sono l'euro, il dollaro, lo yen, la sterlina. Quindi di fatto cominciamo a ragionare sul fatto che queste quote potrebbero essere convertite in moneta, e la moneta è, diciamo, appetibile per chi si inserisce nel vostro account. È per questo che io oggi vi voglio parlare di sicurezza. La sicurezza è importante non solo per Skyway, in tutte le cose, quindi oggi è importante parlare di sicurezza perché dovete mettere in sicurezza il vostro patrimonio, i vostri valori, i vostri soldi. Se voi mettete soldi in banca, la banca ha le cassaforti, ha le assicurazioni, ha tutto quello che ci vuole. Perché poi a volte ci sono i ladri che sbancano, e lo stesso in internet. In internet i ladri non si chiamano ladri, ma si chiamano hacker. Gli hacker sono quelli che si inseriscono nei sistemi. Io non voglio creare allarmismi, chiaramente, però dobbiamo educarci, informarci e sapere come muoverci, perché abbiamo dei valori che ogni giorno aumentano del 3%. Quindi questa è la schermata di ingresso a Skyway Capital, che è la società appunto che raccoglie i fondi e vi eroga le vostre quote. Qui questa è una schermata dove, quando entrate, chiaramente voi potete vedere un pannello di questo tipo. Potete avere due informazioni. C'è scritto nella prima: attenzione, congratulazioni, hai la possibilità di scambiare le quote con i token. E questo è il discorso che vi ho fatto prima. C'è la possibilità di scambiare un minimo di 100.000 quote in 2.000 token. E questo siete liberi di farlo. C'è un contratto che viene sottoscritto. C'è un'informazione importante, che nel momento che voi decidete di convertire non si può più tornare indietro. Alla luce di questo, se uno si inserisse nel vostro account e esegue questa operazione che voi non volete fare, vi fa un grande danno. Un danno sì, perché da 100.000 quote tradurle in 2.000 token, e voi non volete farlo, può essere un danno. Quindi è importante mettere il vostro account in sicurezza. E sopra ho accerchiato in blu questa notizia: attenzione, hai impostazioni di sicurezza deboli, ti consigliamo vivamente di abilitare l'autenticazione a due fattori e l'opzione per ricevere i codici via SMS e aggiungere un'email aggiuntiva per le modifiche. Quindi questa notifica vi suggerisce di aumentare i livelli di sicurezza. Perché non è sufficiente oggi la password per accedere a un portale, un'area privata. Altra cosa importante: la password deve essere non semplice, non deve essere 1, 2, 3, 4 non deve essere di 8 caratteri, perché dicono minimo 8, ma io lo farei di 16-20 caratteri. Cioè cercate di fare delle password molto più lunghe rispetto agli 8 caratteri minimi che suggeriscono, e soprattutto non tenetele mai queste password sul computer o visibili nelle mail o sul cellulare. Cercate di tenerle memorizzate con anche tecniche di memoria ma anche scritte in posti diversi. Insomma, dovete cercare di essere attenti e di non perdere ovviamente la password. Quindi, tornando a noi, in questa particolare serata parliamo di abilitare l'autenticazione a 2 fattori. Cosa vuol dire autenticare a 2 fattori? Vuol dire che dopo aver inserito la password non si accede più direttamente, ma viene richiesto un ulteriore codice numerico a 6 cifre. Come facciamo a abilitare questo codice? Se voi cliccate su questo messaggio di attenzione, vi viene fuori questa finestra dove vi dice autenticazione 2 fattori. Qui c'è una spunta che si vede poco in chiaro, ma abilita autenticazione a 2 fattori. Se voi spuntate qui, vi viene fuori una schermata. Prima di procedere qui, dovete installare sul cellulare questa applicazione che si chiama Google Authenticator. Ce ne sono anche delle altre, io vi consiglio questa perché io uso questa e a mio avviso sapete, Google è Google ed è un'applicazione importante. Questa applicazione la scaricate sul vostro cellulare, quindi da cellulare la scaricate, e una volta scaricata vi compare la possibilità di scansionare il QR code. Cos'è il QR code? È un codice non più a barre, ma è un codice quadrato con tutti questi puntini. Questi puntini in realtà sono informazioni che decodificate vi permettono di leggere un testo, un'immagine, quello che sarà. Quindi, cosa significa? Quindi bisogna scaricare il Google Authenticator attraverso Google Play o attraverso, questo è il sistema di Android, oppure anche sull'iPhone. Comunque sia, lo scaricate, scansionate il QR code, quindi viene fuori una finestra dove tipo uno scanner, e questo il cellulare lo mettete davanti al vostro QR code, che è questo qui, che adesso vi faccio vedere. Ecco questo. Una volta che avete deciso di abilitarlo, vi viene fuori questa schermata e vi dà tutte le istruzioni per abilitare l'autenticazione a 2 fattori. Nell'area personale devi eseguire le seguenti azioni. Scarica l'app Google Authenticator sul tuo smartphone. Per l'iPhone scarica qui, per l'Android scarica qui, per Windows Mobile l'opzione non verificata scarica. Allora, una cosa importantissima, bisogna assicurarsi che ci sia l'ora del telefono sincronizzata con la rete. Altrimenti, se diciamo, l'orologio del computer non è sincronizzato con l'orologio del cellulare, avrete sempre un errore, cioè non vi accetterà il codice, perché i codici valgono solo 1 minuto. Dopo 1 minuto cambia il codice a 6 cifre. Quindi bisogna seguire un pochino tutti questi passaggi, poi si scansiona il codice QR code con il telefono cellulare, e quando viene scansionato il codice si inserisce nella finestra che compare quando, dopo aver messo la password, c'è questa finestra. Ho scansionato il codice. Ecco una cosa importantissima, dovete fare una fotografia di questo QR code e conservarla attentamente, perché nel caso in cui il cellulare o si rompe o lo perdete o ve lo rubano, naturalmente non potranno entrare nel vostro sistema, perché oltre al codice ci vuole anche la password. Tuttavia questo codice vi serve, questa foto vi serve perché se dovete cambiare anche appunto il telefono dovete avere questa foto, altrimenti il codice non viene più generato, non viene più associato al vostro account, e quindi bisognerà chiedere assistenza al supporto. Ci sono dei sistemi, dei sistemi che non hanno neanche la possibilità di recuperarlo, quindi è importante prima di dare questo, di schiacciare o scansionato il codice, di fare una fotografia di questo e conservarlo in un posto sicuro. Ecco, una volta che avete digitato la password, prima di digitare la password vi viene fuori questo codice che è la conferma che voi abilitate il secure code, quindi il doppio livello di sicurezza, inserite il codice che vi compare sul telefono. Dopodiché è abilitato il QR code, quindi quando al prossimo accesso al vostro account mettete email, mettete la password, accedi, non accederete più direttamente, ma vi comparirà questa schermata, inserisci il codice a 6 cifre dall'applicazione Authenticator. Questo codice a 6 cifre si troverà nell'applicazione del cellulare che si chiama Google Authenticator, nella sezione dove vi riconosce l'indirizzo di Skyway, che è il vostro indirizzo naturalmente, e questo codice a 6 cifre c'è scritto "This is your two-factor code", significa questo è il tuo codice 2FA code, il codice di sicurezza, e qua indica che questo è il tempo di validità, praticamente un minuto. Quando passato un minuto questo codice scompare, ne viene fuori uno nuovo, quindi nel lasso di tempo di un minuto voi dovete inserirlo qua e accedere. Mi raccomando, sincronizzazione degli orologi tra il computer e il telefono. Bene, per questo direi che è più facile a farsi che a dirsi, chiaramente. Se avete dei problemi chiedete al supporto, cioè nel senso a me, chiedete alle persone con cui che vi hanno invitato questo progetto, insomma. Chi ha dei problemi si faccia avanti. Comunque lo ripeterò questa procedura, magari riusciremo a fare anche un video che vi spiega come fare questa cosa. Bene, ecco qua, diciamo che questa approfitta delle offerte di investimento con lo sconto più alto dei 70 anni di Uninsky è scaduto, questo non è stato aggiornato. Mi dispiace, mi è passato la slide e non ho avuto l'accortezza di cancellarlo, quindi questo non c'è più. Quindi questo non c'è più, non è più valido. Si parla praticamente, si è tornato alla fase intermedia 13, dove con $250 7.000 quote, quindi uno sconto di 28, quindi per ogni dollaro mi vengono assegnate 28 quote di Skyway, ci avviciniamo al rapporto 1 su 1, quindi $1 una quota, siamo a 28, e 31 lo sconto per $500, $1.000 35 di sconto, $2.000 39. Faccio i complimenti alle persone che hanno approfittato della promozione degli anni 70, dei 70 anni dell'anniversario di Uninsky, perché c'era uno sconto importante di 70, 75, 77 a seconda della modalità di pagamento per il $500 e uguale 70, 75, 77 per il pacchetto da $1000 e si ottenevano 70.000 quote. Ora per avere 70.000 quote ci vuole circa $2.000, quindi era una promozione al 50%. Complimenti a tutti quelli che ne hanno approfittato, perché i 70 anni di Uninsky si ripetono una volta solo, cioè non si ripetono più. Bene, questo è il certificato che viene rilasciato, chiaramente intestato alla persona che ha aderito all'iniziativa. Viene sottoscritto che la compagnia autorizzerà ad emettere un massimo di quote, in questo caso erano 60 miliardi perché era associato alla RSSH1, diciamo così, e così via. Poi questo certificato lo potete ricevere per posta se spendete un $10. Bene, per questa sera concludiamo la serata. Vi ripeto che oggi è stato un giorno importante perché è stato sottoscritto un accordo esecutivo del progetto locale tra collegamento di Sharjah a Dubai con 18 stazioni. Questa linea di Skyway, Skyway Pod, Skyway, l'Unibike e l'Unibus Pod trasporteranno 8.000 passeggeri all'ora, e questo è solo l'inizio. Bene, costruiamo Skyway, salviamoci il pianeta. Vi lascio con un filmato e naturalmente appuntamento sul gruppo con le informazioni giornaliere, e soprattutto vi invito a invitare, scusate la ripetizione delle parole, a invitare persone a questo webinar al martedì sera, tutti i martedì sera alle 21:30. Ci sono sempre novità, abbiamo parlato questa sera di sicurezza, ne riparleremo nelle prossimi webinar. È importante che vi informate e vi formate per la protezione dei vostri dati e del vostro patrimonio, non solo per Skyway, ma vi servirà nella vita, perché sempre più siamo orientati al digitale e quindi vi potrò aiutare, informare, educare per queste iniziative, per monete digitali e così via, anche perché è imminente la piattaforma di Skyway in blockchain per i token. Ok? Bene. Arrivederci alla prossima puntata, benvenuti tutti da Verona, da Matera, da tutti, da Rimini, dappertutto, alla grande Antonio, da Verona, dal Trentino, un po' da tutta Italia, Sicilia. Bene. Un grazie alla vostra partecipazione, ci riaggiorniamo a martedì prossimo alle 21:30. Saluti a tutti! Skyway cargo transport complexes are able to solve any actual problem in the field of transportation. Their advantages are high performance and versatility, short payback period, and low cost of operation. The lineup of Skyway cargo vehicles consists of both multipurpose modules for containers that are widely used in modern transportation and specialized solutions for various types of cargo. Full automation will allow to integrate Skyway cargo transport into the industrial production system of the future, in which the role of manual labor will be minimized. An additional advantage of string infrastructure is that it can be used for both freight and passenger traffic. This is a reasonable and economical solution that will allow creating a complex transport system in industrial and logistics centers. Skyway cargo transport is an affordable, technological, and environmentally friendly way to deliver goods and resources that meets the challenges of the future.